3. Buonasera a tutti gli appassionati del Borgo Gioca. Dalle immagini potrebbe sembrare che ci troviamo all'interno di un villaggio turistico, ma siamo nella sede storica della contrada Il Serpente, del Serpente. Al mio fianco quest'anno una new entry, perché non è di appartenenza di questa contrada, ma il nostro capo storico Gianfranco Benetti ha voluto che questa edizione fosse open e quindi aperta a tutti i volenterosi e coraggiosi, oltretutto, insomma, a partecipare a questi giochi, e quindi si è data questa possibilità a chiunque di iscriversi nella contrada che più si confacesse alle loro esigenze. E quindi ci troviamo qui, ripeto, con l'amico Alessio Sartori, che in questo momento rappresenta la contrada del Serpente, in quanto il loro presidente è assente per motivi tecnici, ha dovuto presenziare alla riunione dei giochi. Chiederemo a lui qualche notizia per quello che può darci, per quello che può dirci dell'aggregazione di questi ragazzi che partecipano ai giochi, se ci sono tensioni all'interno, se ci sono punti di diamante nella squadra, se ci sono riferimenti, gli obiettivi che si prefiggono di raggiungere. A te, Alessio. Sì, ciao a tutti, faccio parte della contrada del Serpente per un motivo semplice. Siamo stati, diciamo, aggregati da amici con questa contrada e abbiamo prima iscritto i bambini, poi ci hanno chiesto se volevamo partecipare anche noi. Ci siamo iscritti anche io e mia moglie, e adesso siamo qui che ci troviamo immersi in questa oasi, diciamo, di centro, dove ci troviamo per appunto preparare i giochi che si tengono la sera lì a Borgo Montenero, e ci stiamo divertendo tantissimo. Noi con la contrada del Serpente, specialmente con i baby fino a 5 anni, i bambini fino a 10 anni, che li sto seguendo io, gli sto studiando un po' i giochi così, ci stiamo divertendo tantissimo. Come il nostro obiettivo è quello di divertirci e cercare di fare bene nelle serate, cercando appunto di dare il massimo di noi stessi e quindi riuscire a scalare la vetta della classifica, no? Comunque, a parte gli scherzi, questi giochi servono soprattutto per motivo, per ritrovare dei compagni, degli amici che si sono persi di vista. Io, ecco, ho avuto la fortuna di stare insieme a questa contrada del Serpente e sto ritrovando tantissimi amici che ho perso di vista dalle scuole medie, dalle scuole elementari e così. E il nostro obiettivo è quello di far capire ai bambini, soprattutto a quelli con 10 anni così, che lo sport è il momento dove stare insieme, cercare di dare il proprio massimo, cercare di divertirsi il più possibile e conoscere tantissime persone. Questa edizione dove Gianfranco ha deciso di fare open, quindi di lasciare l'opportunità di ognuno che ha la voglia di partecipare a questi giochi, di iscriversi con la contrada dove più amicizia, dove più si trova a suo agio, ha dato modo appunto di far partecipare anche le persone che tra virgolette rimanevano fuori dalla propria contrada, non perché avviene una selezione, ma c'è tanta voglia di partecipare a questi giochi, ci sono tante persone che vogliono appunto iscriversi e si incorre nel non avere la possibilità di giocare. E quindi uno chiede, perché poi alla fine si va a chiedere alle altre contrade se c'è la possibilità di iscriversi, se c'è la possibilità di fare un gioco, di aggregarsi e fare un gioco, perché alla fine con questi giochi tra contrade si ritorna tutti i bambini. Arriviamo davvero a fare i capricci come bambini, perché si vuole partecipare ai giochi, si vuole dare mostra della propria bravura. Però quello che rimane appunto nel dover dimostrare a tutti quanti è il divertimento. Rimane alla base di tutto quanto, il divertirsi e fare aggregazione. Questi giochi sono nati per questo e devono rimanere esclusivamente e continuare esclusivamente per questo motivo. Possiamo dire che dal discorso dell'amico adesso è emerso aggregazione, sono emerse le seguenti cose: aggregazione, che mi sembra che ci sia,
spirito agonistico che mi sembra che ci sia, e sano, soprattutto sano agonismo. Nell'intervista precedente, non ti nascondo che avevo incontrato un altro amico, dove anche lui parlava come te della moglie e dei figli, e dove è scoppiata una lacrima, e che quindi significa che ancora una volta la soluzione alla voce e il Borgo Gioco, quindi questi giochi, hanno fatto gioco. Evidentemente questo spirito di associazionismo, questo spirito di aggregazione sta continuando, ed è bello che si mette insieme nipoti, figli, genitori e nonni, sempre senza tralasciare che non si vince assolutamente nulla. Si vince la soddisfazione di partecipare ed un trofeo, tutto qui, non si vince denaro, non c'è un medagliere olimpico, si vince la soddisfazione di stare insieme e niente. Assolutamente sì, questi giochi danno l'opportunità, come hai detto tu, di riuscire a partecipare tra nonno, figlio, nipote e niente, una famiglia intera si può ritrovare all'interno di questa contrada e partecipare allo stesso gioco tutti quanti insieme. Non credo che esista sport o un'altra situazione che riesca a mettere insieme un nucleo familiare composto da tutta questa persone che insieme riescono comunque a fare un gioco e trovarsi a stimolarsi a vicenda. Poi penso che la cosa più bella è vedere un nipote che ha detto il proprio nonno e viceversa. Quindi Gianfranco ha preso il bersaglio con questa novità, e è stato lui ad avere sempre la lungimiranza nel riuscire a capire dove portare modifiche e dove comunque sistemare le problematiche. Il serpente è stato vincitore della prima edizione dei giochi. L'obiettivo di questa quinta edizione quale potrebbe essere? L'obiettivo di questa quinta edizione è cercare di risalire un po' la china, che siamo leggermente indietro, però rimane sempre il fatto che l'abbiamo presa su uno spirito veramente goliardico, uno spirito dove prima di tutto viene la risata, viene lo scherzo e poi viene appunto l'agonismo. Quest'anno è stato il primo anno in assoluto dall'inizio dei giochi delle contrade che ho avuto la fortuna di partecipare a per me è tutto nuovo, è tutta una sorpresa, e a volte rimango veramente con gli occhi lucidi, perché sono tutte le cose, sì, veramente si riconosce, è inutile che si cercano scuse, si tornano tutti quanti i bambini, si tornano tutti quanti alle vere, e questa la bella notte, e alla fine non c'è differenza di età, fa solo la descrizione alla madre. Possiamo dire comunque allora che viva l'eterno Peter Pan dentro ognuno di noi. Certo, assolutamente. Io concluderei, lo so, se no diventiamo